Buonasera, buona domenica sera, ben trovati. Ultimo appuntamento della vecchia settimana, o forse il nuovo della prima, prendetela un po' come vi pare, di fatto che eccoci di nuovo qua. Allora, conversazioni sull'Iran, come sapete tutti, noi insomma sappiamo anche un po' spaziare, perché poi non è che ci fissiamo semplicemente entro i confini nazionali di quella che oggi è la Repubblica Islamica dell'Iran, ma insomma cerchiamo di dare anche una visione d'insieme il più possibile, quando poi i nostri interlocutori sono persone che hanno una visione appunto complessiva e anche insomma molto molto accurata e come dire, e preparata nel corso degli anni e della loro professione. Io saluto le amiche di Oriental Book Club, Francesco buonasera, che tutti gli altri sono già collegati, senza perdere altro tempo introduco l'ospite di questa sera, come già sapete tutti, è Barbara Schiaulli. Benvenuta Barbara, come stai? Buonasera a tutti. Bene. Per forza. Allora. Beh, sì, bene, diciamo, però, come dicevamo un po' prima di andare in onda, un po' ferma per te, un po' una condizione un po' strana, no? Sì, sì, per noi che facciamo questo mestiere è una specie di... è molto faticoso, perché ormai è un anno che non si riesce ad andare in giro, che non si riesce a prendere visti, che non ci sono le frontiere aperte e che comunque se si cerca di andare in questi posti, in genere che sono zone di conflitto, si ha il rischio che non siano in grado di gestire il fatto della pandemia. Tipo in Afghanistan, se uno guarda le immagini non vede le persone con le mascherine, spesso, non sempre, ma spesso in giro per la strada. Certo, tra l'altro ecco, noi parliamo, no? Siamo qui un po' a discutere sempre del vaccino obbligatorio, non obbligatorio, i nostri tempi, prima gli ultraottantenni e via dicendo. Ma un dato di poco che leggevo oggi pomeriggio, lo leggevo oggi pomeriggio, ma è semplicemente perché uno fa due conti. In tutto il mondo noi siamo una minoranza, perché in tutto il mondo sono una quarantina di paesi che oggi possono vaccinare i propri cittadini, ma ci sono oltre 6 miliardi di persone che il vaccino ancora lo stanno aspettando e sognando in un certo senso. Quindi questa dovrebbe essere, no, come dire, la fotografia d'insieme. Noi spesso ci fissiamo sul nostro ombelico e parliamo della nostra situazione, ma il vero dramma è questo qui. Esatto, io capisco perfettamente, anch'io sono la prima a dire che vorrei fare il vaccino immediatamente, però bisogna considerare che le persone più fragili dovrebbero essere quelle prima vaccinate. Le persone più fragili spesso e volentieri sono in altri paesi. Penso per esempio alla Giordania, che ha deciso di vaccinare tutte le persone anche nei campi profughi, perché lì hanno molti siriani, hanno molte persone che arrivano anche dall'Iraq, e oltre a tutta la popolazione hanno deciso di vaccinare anche le persone che non sono del posto ma che comunque sono sul posto, e la trovo una cosa se non altro giustissima. Certo. Ah, tra l'altro, sai, noi siamo arrivati oramai a metà febbraio, metà mese, oggi è San Valentino per chi vuole, insomma, auguri, visto che va di moda oramai fare gli auguri sempre. Però voglio dire, oramai è quasi un anno che siamo in questa situazione. Gli ultimi colleghi che andarono in Iran andarono un anno fa, perché il 21 febbraio si votò per le elezioni legislative, e fecero appena in tempo. Tra l'altro i colleghi che tornarono andarono poi in quarantena cautelare, perché comunque allora l'Iran era uno dei primi paesi dopo la Cina subito, no, ad avere il problema della pandemia. Quindi veramente come dire, è un anno lungo, e tu dici per chi come noi. Allora
raccontaci un po' di te, adesso poi entreremo direttamente nel libro, di questo libro di cui parliamo stasera, che è un po' anche il pretesto, insomma, un po' per parlare di te e del tuo lavoro. Inviata, reporter di guerra, però non solo di guerra. Anche di catastrofi, quindi di male in peggio. Allora, diciamo che ormai sono 25 anni che giro e mi sono specializzata in Medio Oriente e Centrasia. Ho cominciato da Gerusalemme quando ero veramente giovanissima, quindi parliamo del... Adesso non voglio dare date troppo precise della mia età, perché comunque giornalista, ma anche sempre donna. E arrivo a Gerusalemme dove mi fermo i primi 4 anni. Poi l'idea, c'è una grossa differenza tra l'essere corrispondente e l'essere un inviato. A me piaceva l'idea di poter girare, andare, raccontare, conoscere, soprattutto all'epoca. E piano piano mi sono mossa, quindi sono rientrata a Roma perché da Israele e Palestina era impossibile muoversi facilmente. E da Roma mi spostavo seguendo le cose calde che accadevano. C'era un certo punto, c'erano certi colleghi che mi chiamavano Prezzemolina, quindi significava, fino almeno al 2001 sono andata molto in giro in diversi posti. Poi dal 2001 in poi ci sono state le grosse guerre, tipo quella cominciata l'invasione americana in Afghanistan e poi quella in Iraq, e quindi ho seguito soprattutto quello. L'Afghanistan, ormai sono 19 anni che vado e torno da quel paese. Sembra tantissimo a dirlo, ma a me sembra ancora ieri la prima volta che ci ho messo piede. Ma sai che, rileggendo il libro, adesso poi quando parleremo in modo più dettagliato, l'impressione l'ha fatta anche a me, perché per un attimo, sai, in quegli anni si parlava tutti di Afghanistan, erano diventati poi tutti esperti di Afghanistan, pure chi non ci aveva mai messo piede. Io, tra l'altro, non ci sono mai stato in Afghanistan, quindi non mi sono mai messo nella cerchia di chi ne sappia qualcosa. Però era un argomento, era un paese talmente diventato, come dire, popolare, nel senso che se ne parlava moltissimo, spesso anche a sproposito. Però pare ieri, mentre poi facendo due conti, e tu ti accorgi che nel mezzo sono passati 20 anni e sono anche successe tante cose. Quindi effettivamente fa un po' impressione, anche in questo senso il libro segna anche un po' un passaggio di epoca, no? Adesso ci arriveremo meglio. Senti, ti volevo fare questa domanda. Tu dicevi la differenza tra corrispondente e inviato. Ce la spieghi un po', in generale, per te soprattutto, qual è la grossa differenza? Beh, il corrispondente è un giornalista di una testata, generalmente straniera, che si trasferisce in un posto e lo racconta, e ne diventa in qualche modo, proprio fa delle corrispondenze, quindi racconta quel paese e sta lì, e va a vivere in quel posto. L'inviato invece è più una specie di jolly, è sempre una persona specializzata, perché se a me adesso mandassero in Cina avrei delle forti difficoltà, certo, non sapendone niente. Dovrei ricominciare, insomma, a studiare, mentre se bazzico nelle mie zone posso... sempre tra virgolette, tranquillamente saltare da una parte all'altra, e dico tra virgolette perché sono posti di cui non sei mai totalmente preparato, perché cambiano come qualsiasi altro posto, perché le persone che sono i protagonisti o gli attori di queste zone cambiano anche loro e si evolvono, quindi come ogni qualsiasi altra cosa si deve sempre studiare i posti dove si va. Poi a volte capita anche che invece succedono delle cose e vai in quei posti per la prima volta. Penso a 2 anni fa, che prima 3 anni fa e poi 2 anni fa sono andata in Venezuela perché nessuno lo stava raccontando, conscia del fatto che io ne sapessi poco di quel posto, però poi uno va, ci passa un po' di tempo e cerca di capire il più possibile. Mi ricordo un'altra volta invece sono stata al colpo di Stato di Haiti nel 2004 e poi di nuovo dopo il terremoto. Poi dipende anche cosa vuoi raccontare. Se racconti un conflitto, se racconti una catastrofe, ovviamente ci sono sempre dei riferimenti. In Iran, per esempio, andai per la prima volta quando ci fu il terremoto di Bam. Sicuramente, 2003. Esatto, ti ricorderai. Dopo aver avuto molte difficoltà a ottenere il visto, perché non me lo davano, anche perché probabilmente avendo vissuto a Gerusalemme poteva essere un fattore, certo, determinante. In realtà poi
feci un trucco, mi ricordo c'era l'addetto all'ambasciata italiana che mi diceva tu visto non l'avrai mai, poi ci fu il terremoto, io andai con la protezione civile perché fecero entrare i giornalisti senza troppi controlli e io mi ritrovai questo dell'ambasciata che mi disse come hai fatto a entrare, ho detto ormai sono qua. E quindi da allora si è sdoganato e ho avuto i visti. Finché. Senti, quello che ti volevo dire, no? Tu stai parlando appunto è chiara la differenza ed è anche chiaro anche un po' l'immagine che si ha di queste due forme diverse. Adesso, forse sono una diceria, ma sai, spesso i corrispondenti, specie quelli di certe testate più grosse, come dire, si dice spesso che in realtà non è che proprio si ammazzino di fatica, perché magari molto spesso, almeno una volta, facevano un po' una rassegna stampa locale e si limitavano così, insomma, a fare un servizio a settimana, se andava bene o altro di questo tipo. L'inviato, soprattutto in queste zone in cui sei stata tu, in cui in genere scegli di andare, è ben altra storia. Ma sicuramente negli ultimi 20 anni, cioè è successo qualcosa. Quante volte noi abbiamo avuto coperture di fatti, ma in realtà lì non c'era ancora nessuno che si è creduto che bastasse i social, cioè bastassero i famosi tweet che venivano, se non sbaglio, la prima volta, una delle primissime volte fu a Mumbai quando ci fu l'assalto terroristico a un albergo. E si diceva che sta cambiando il mondo del giornalismo, quindi quasi che la figura dell'inviato, nella fattispecie, non fosse poi così importante. Perché in realtà non è così? Ma il fattore social è importante secondo me perché ti permette che arrivino certe informazioni, ma magari da posti che sono difficilmente accessibili, ma parlo della dissidenza, parlo dei ragazzi delle proteste, da qualsiasi parte esse arrivino. Però ci sono sempre molti interessi e tu non sai chi sta dando queste informazioni e quindi potrebbe essere che sia anche pura propaganda. Il valore di un giornalista sul posto è l'indipendenza, la neutralità, l'onestà intellettuale quando va e fa da filtro e garante di quello in teoria che sta, ovviamente parlo sempre in teoria perché poi ci sono anche quelli molto Certo. legati ad altro, però in teoria il giornalista dovrebbe essere la forza garante di quello che viene scritto e detto. Preferisco la verifica che è alla base del giornalismo, se no è comunicazione, tu mi stai comunicando che sta succedendo qualcosa e quello lo può fare chiunque, come il giornalismo dei cittadini, il citizen journalism, però non è assolutamente la stessa cosa che fare i giornalisti e soprattutto non è sostituibile al giornalismo. Che invece è un livello completamente diverso. E non dico che sia migliore o peggiore, perché magari certe cose arrivano anche da chi sta sul posto in modo più approfondito perché le stanno vivendo. Però, e magari il Certo. giornalista che arriva non è che proprio capisce tutto quello che sta vedendo, ha sempre bisogno che ci sia una mediazione tra quello che vede, quello che capisce, quello che sa. Però sicuramente c'è ancora bisogno di questa figura, di quelli che sono i watchdog, come si dice in termine tecnico, i guardiani di quello che sta succedendo. E questo è stato un po' svilito negli ultimi anni, anche perché se pensi che i giornalisti che girano di più oggi sono giornalisti indipendenti e sono anche quelli meno pagati di tutti in Certo, Italia. questo infatti volevo arrivare a questo punto, perché in Italia questo non è un mistero che gli esteri siano diventati una sezione del giornalismo che dire trascurata è poco. Molto spesso anche nel bel mezzo delle più grandi questioni, non per forza crisi, ma anche grandi eventi internazionali. Lo spazio che si dà agli esteri è veramente basso rispetto alla cronaca politica. Tu per chi, cioè, con chi e per chi lavori? Cioè, come si svolge il tuo lavoro da un punto di vista proprio organizzativo e pratico? Allora, diciamo, in questo momento c'è una tragedia interna in corso, nel senso che io per tanti anni ho scritto un po' per tutti i giornali italiani, soprattutto quotidiani, settimanali, tanti anni ho scritto per l'Espresso. Poi quando c'è stata la crisi del giornalismo e i compensi sono
non sono dimenticati, sono diventati veramente una cosa ridicola, è diventato difficile continuare a lavorare. Quindi o si continua a fare delle cose per gli stranieri, spesso faccio per BBC Arabic degli interventi, e sto cercando in tutti i modi di lavorare sempre meno con i media italiani, perché non è più accettabile il fatto che non paghino o paghino troppo poco, nel momento in cui magari ci sei solo tu in un posto. È successo l'anno scorso, per esempio, in Iraq, quando hanno ammazzato il generale iraniano, ero l'unica giornalista a Baghdad in quel momento italiana, ho scritto per Repubblica, mi hanno pagato a giugno, quindi 6 mesi dopo, la metà di quanto mi avevano pagato la volta prima, non è più, e io non ci voglio lavorare più in queste condizioni, perché non è dignitoso. E lo stesso vale, ho fatto tanti collegamenti per esempio per la RAI e non pagano mai. È una vecchia storia. Guarda, io ricordo che tanti anni fa ero stato, tra l'altro ero, come ha detto Stampa, per una ONG, ma ero andato in Argentina durante la crisi alimentare del 2002-2003. Mm-hmm. E ricordo che al ritorno avevo materiale, avevo raccolto, sentito tante storie, avevo anche fotografie, erano andati con un fotografo giù, tutto quanto, quindi io l'avrei fatto anche gratis, cioè l'avrei dato. Non trovammo nessuno che fosse disposto, mentre qualcuno preferiva che pubblicare pezzi fatti in cucina, cioè fatti insomma comunque con le agenzie e con la traduzione di altri articoli, mentre in quel momento noi eravamo stati gli unici ad andare poi anche nel nord insomma del paese, dove comunque sarebbe stato interessante avere una testimonianza così diretta. Però è un problema, quindi capisco che come dire, fare un'operazione come la tua sia un qualcosa di eroico, e quindi arriviamo a parlare di Radio Bullets. Ci racconti. Allora, Radio Bullets è una testata giornalistica che è nata qualche anno fa sull'onda proprio della rabbia, perché si parlava poco di esteri, si parlava male e non si riusciva più a lavorare come prima. Devo dire, oggi ci sono anche tanti colleghi più giovani che sono molto bravi, perché riescono a fare più cose contemporaneamente, quindi fare dai documentari a scrivere, sono molto più capaci di quanto sicuramente sia io, che sono venuta dalla classica carta stampata e cresciuta come si faceva una volta, quindi in questo mi sento più preistorica. Però si è sentito a un certo punto l'esigenza di parlare delle cose del mondo, di quello che stava succedendo, non solo di quello che interessava a me, ma c'era tutto un mondo, l'Africa, il Sud America, di cui non si parlava. E allora abbiamo messo su con dei colleghi questa testata giornalistica. Lavoriamo investendo noi per il momento, quindi in tempo, in soldi, e oggi stiamo facendo delle campagne. In genere tutti gli ultimi viaggi che ho fatto è stato con il crowdfunding, e devo dire sono andati sempre tutti bene, perché quando diciamo abbiamo bisogno di andare di qua, ci serve tot, li raccogliamo subito. Ora vorremmo fare una cosa un po' più strutturata e permanente. Ci piacerebbe che Radio Bullets diventasse sostenibile, e le persone che collaborano con noi, dove c'è, è divisa Radio Bullets, è divisa tra una sezione news e una di storytelling. Ovviamente il filo conduttore è l'internazionalità. Adesso tra l'altro cominceremo una nuova rubrica tenuta da una scrittrice italiana ma di origine ruandese, perché vogliamo proprio che si sentano le voci di quell'Italia che è un pochino diversa, e che non si parli solo dell'Italia, perché certo, dobbiamo aprirci al mondo. E quindi abbiamo lanciato questa campagna a 4 euro al mese a chi, per sostenere Radio Bullets. Se arrivassimo a 1200 persone, noi potremmo campare un anno e sganciarci da tutte le, tra virgolette, se mi consenti la parola, marchette che siamo costretti a fare. Ah, certo, certo. Ripeti un attimo, quanto al mese? 4 euro al mese. Allora, insomma, voglio dire, qui siamo una bella comunità, insomma, siamo un bel gruppo, no? Devo dire, sai, anch'io ho fatto il crowdfunding, perché anche qui nel nostro piccolo un po' andiamo avanti. Quindi, allora, io qui sta scorrendo sotto il link, l'ho messo anche tra i commenti, vi faccio rivedere il sito,
con l'home page, anche la parte, ecco, c'è il podcast, eccetera, eccetera, e beh, insomma, andate e scopritelo. Esatto, tutte le mattine mi alzo alle 5, faccio una rassegna stampa, poi metto in voce le notizie dal mondo. Ovviamente i paesi sono tantissimi, però per esempio riusciamo a dare delle cose che sugli altri giornali non si vedono, a volte anche per primi, che non è una cosa da poco. Conosciamo tanti colleghi, certo, in giro, abbiamo tante, insomma, le possibilità, bene, sono infinite. Se potessi, se avessimo però i soldi per farlo, saremmo già questo senza soldi, figuriamoci con 2 lire. Ecco, ecco. Allora, intanto Rita ti fa i complimenti, stupenda iniziativa. Grazie. Liberi. E prima ti salutava, a parte che Rita Greghi fa una bellissima citazione, penso sempre a Terzani, ecco, beh, sai, insomma, è un grosso guarda, complimento. Poi ti racconto un aneddoto con Terzani. Come no? Eravamo a Peshawar 2001, prima che scoppiasse la guerra in Iraq, in Afghanistan, scusa, e era ormai pochi giorni e stavamo tutti aspettando un po' sul confine. A un certo punto io avevo comprato, cioè a Peshawar c'è questo bellissimo mercato dove vendono delle sete, e io comprai una specie di foulard, perché era di seta, non la posso chiamare pashmina, rosa con un bordo verde. E un giorno camminavo per strada, incontro Terzani che aveva lo stesso foulard addosso. Ho detto, vabbè, dobbiamo chiamarci prima di uscire, perché così non si può andare in giro uguali, vestiti uguali. E allora, insomma, è stato un momento di sì, quegli tra un po' io... in queste situazioni. Terzani lo conobbi a Roma una volta, una presentazione di un suo libro, devo dire comunque una persona, tra l'altro, di una gentilezza, una delle pochissime persone che rispondeva alle mail. Tu gli mandai una mail anche soltanto per ringraziarlo per un libro, per fargli i complimenti di un libro, non perché non ringraziarlo personalmente. E devo dire che lui rispondeva, pure se stava su, viveva sul Tibet 6 mesi l'anno. Perché viveva era... all'estero, probabilmente. Sì, 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 sì. Ma era sì, sì, veramente, come dire, anche insomma la sua scomparsa è stata un momento... Sì. Molto molto toccante, e credo che però una sua, insomma, i suoi libri, il suo modo di intendere appunto il mestiere del giornalista, di andare sempre, no, nel sul posto, e in un modo poi assolutamente lontano da qualsiasi forma di cinismo, cioè da qualsiasi forma, questo è come dice un altro grande giornalista, no, Kapuscinski, il cinico non è adatto a questo mestiere, no, è il titolo di un suo libro. Ma credo che questo fosse quanto mai vero, Peppe. E che all'epoca non erano solo giornalisti, erano anche grandi viaggiatori. Sì. Era gente che magari partiva per 3-4 mesi e usciva un articolo dopo. Mi ricordo all'epoca anche Ettore Mo, sì, che certo, magari andava in Afghanistan, spariva per 4 mesi e poi usciva un articolone sul Corriere della Sera. Adesso certo, una roba del genere è impensabile, nel giro di 8 pezzi. Sì, sì, ricordo sempre. Non ce n'è uno che vale quelli che hanno scritto loro. La testimonianza di un altro grande giornalista del passato, insomma, senza che ricordo il nome, che era andato nemmeno in posti così avventurosi, ma era andato negli Stati Uniti per un'inchiesta sulla mafia. E siccome all'epoca però non è ci fosse internet e anche le comunicazioni, dopo parecchi giorni che non lo sentivano, la famiglia cominciò a preoccuparsi seriamente che questa inchiesta fosse andata, come dire, un po' troppo in profondità, e furono, cioè, settimane di angoscia. Poi non so che cosa era successo, però insomma c'era ancora questa dimensione molto molto avventurosa della sì, non c'erano telefoni satellitari, appunto, non c'era nulla, dovevi uscire dal paese e scrivere il pezzo. E tutto questo, se ci pensiamo, poi è cambiato in modo incredibile, in modo molto rapido, dagli anni 90 in poi soprattutto dagli ultimi 20 anni, perché con l'avvento di internet è cambiata ancora la guerra del Golfo del 1991, per certi versi era vissuta in un modo abbastanza pionieristico, anche se allora la CNN, no, impose poi un modello che in realtà fu una prima guerra in cui molte cose vennero viste solo in televisione, cioè insomma sul campo andarono in pochissimi. Allora ti saluta intanto qui Iaco, che dice buonasera a tutti, a Barbara che ho incontrato a Trieste alla CNULP, la presentazione di un suo libro. Grazie. Parlavamo proprio prima di Trieste, quindi cade tutto perfettamente. Allora adesso possiamo
cominciare a parlare, diciamo, anche direttamente del libro che dà il titolo a questa serata, che è questo. Allora, prima io ho sbagliato la pronuncia, ho detto invece che bullet, ho detto ballet. Tu come dici, una graphic novel o un graphic novel? Eterno dilemma, io non so mai cosa dire. In teoria dovrebbe essere una graphic novel. Una graphic novel, ok. Però mi piace più... Sì, pure no, a me suona... No, no, guarda, adesso mi... un graphic... non lo so, secondo me... Anche perché novel è romanzo. Com'è? Secondo me se si dà il femminile non si sbaglia mai. Ah, ecco, bene. Poi, per quanto, secondo me, pure fumetto è tanto bello. Cioè, nel senso che questo è un reportage a fumetti, insomma, è non solo un reportage, perché insomma questo c'è anche una parte, se vogliamo, anche tuo autobiografico, perché è raccontato anche, non dico di formazione, però insomma, perché comincia un momento particolare, cioè comincia con l'inizio di quando si comincia a parlare dell'Afghanistan. Ci racconti un po' com'è nata l'idea di questo fumetto? Allora, intanto ti racconto proprio il pre-pre-pre, che è stato un episodio abbastanza divertente, perché io vengo contattata dall'editore, che è la Round Robin, che mi dice, si era parlato di fare appunto un fumetto, a me l'idea di essere un'eroina di un fumetto già mi faceva impazzire. E mi fece vedere questo editore alcuni dei fumetti che aveva già fatto, cercando il disegno che a me piaceva di più, quindi il fumettista, perché ovviamente non l'ho disegnato io, è stato fatto, certo, in questo caso da Emilio Lecce. Io guardo questi fumetti e individuo quello che mi sembrava il tratto che più mi piaceva, e lui ha detto: ah, guarda, Emilio è proprio un bravo ragazzo, chiamiamolo subito. Quindi lo chiama in viva voce a casa e gli dice: guarda, sono qui con una giornalista di guerra, si pensava di fare un libro, e lui, che è un tipo, un ragazzo, è giovane, gli fa: no, guarda, io in questo momento ho troppo lavoro, se ne parla tra un paio d'anni. Quindi restiamo un po' così, e lui fa: ma dai, è una brava giornalista, si chiama Barbara Schiavulli. A quel punto si cala il silenzio, e questo ragazzo fa: hai detto Barbara Schiavulli? E io, sai, dentro di me dico: vabbè, io non lo conosco. E c'è stato quest'attimo un po' di imbarazzo, e fa Barbara Schiavulli, fa: ma io conosco sua nonna, perché la vicina di casa di mia mamma, che gli dice sempre che sua nipote è una matta che va in guerra e non si vuole sposare. Ma dai. Ecco, beh, perfetto, la presentazione in due frasi. Mia nonna, questa è la visione. A quel punto il povero Emilio non si è potuto tirare indietro, perché è un tale caramba che sorpresa che ha dovuto farlo. Senti, ma tua nonna, perché Emilio Lecce fa pensare a, come dire, origini pugliesi, però non c'entra niente, o è pugliese? No, mi sembra molto romano come tipo. Non so, ecco. Originaria la famiglia, mia nonna era qui a Monteverde e la mamma abitava accanto, quindi a lui arrivavano queste voci. Ah, proprio, ecco. Della nipote, della vicina, della mamma, e che gli aveva chissà perché parlato di me, quindi siccome tutto il giro si chiudeva con me, allora ha detto: vabbè, lo faccio. Quindi l'abbiamo fatto, e il poveretto l'ho praticamente travolto con le mie storie d'Afghanistan, anche perché lui, tu l'hai visto nei disegni, ha dovuto raccontare un paese. Ma infatti questo, anche da un punto di vista tecnico, questo ti volevo chiedere, che come lavoro è un lavoro molto... cioè, mi chiedo sempre da dove si comincia a fare un lavoro del genere, perché... Si fa anche una sceneggiatura. Ok. Noi l'avete fatta insieme? Sì, perché anche, non era... Io lavoro al massimo, faccio radio, scrivo, ma una sceneggiatura di una graphic novel, che è quasi come quella di un film, io non l'avevo mai fatta, quindi sicuramente lui mi ha insegnato, mi ha spiegato più che insegnato come fare, e l'abbiamo fatta. Poi gli raccontavo storie e si cercava di capire quali fossero adatte al disegno, anche uh-huh. perché non è che si può far capire tutto allo stesso tempo non scrivendolo. E poi c'era il problema che gli ho fatto vedere tantissime foto, perché in tanti anni che sono andata comunque ho fatto tante foto, quindi abbiamo passato ore in cui io facevo questi racconti. Poi a un certo punto sono sbottata e ho detto: senti,
ma facciamo una cosa, andiamo un attimo in Afghanistan, siamo 3-4 giorni, te lo vedi? E la sua risposta è stata: oh, ma io manco dal raccordo esco. E diciamo che è finita lì. Ah, no, ecco, non si era andati insieme, quindi ha preferito vedersi montagne di foto, ha detto io in Afghanistan non ci vado, che per me è sempre sorprendente, perché non capisco perché la gente non voglia andare in quel meraviglioso paese, anche se un po' pericoloso. Tu quante volte sei stata in Afghanistan, più o meno? Più di una trentina sicuramente. Mamma mia. Sì, alcune volte sono state anche 3 volte all'anno. All'epoca, quando c'erano i soldati italiani, devo dire, approfittavo spesso del volo, siccome non si pagava, andavo, facevo dei servizi con loro e poi prendevo un volo e andavo a Kabul. Uh-huh. O andavo da altre parti, mi spostavo, quindi il fatto di non avere già la spesa del volo diventava molto più accessibile il posto, quindi appena potevo andavo. Adesso invece che i soldati si raccontano anche, forse si parlava anche tanto di Afghanistan perché c'erano i soldati italiani, ora che ne sono rimasti pochi e fanno più che altro addestramento, advisor ai militari afghani, non si raccontano quasi più. E adesso per andare in Afghanistan di solito si riesce a prendere la Turkish Airlines e si arriva a Kabul con un piccolo scalo ad Istanbul. Quindi un volo tranquillo. C'è stato un periodo che c'era un comodissimo volo da Francoforte, che quindi si arrivava veramente velocemente. Poi dopo quel volo, quella compagnia aerea è stata interdetta in Europa perché non aveva gli standard di sicurezza europei. Quindi io ero tanto contenta di poterlo prendere. Vai, che compagnia era? Si chiamava... non mi ricordo, perché ci sono 3 compagnie. Una è la Ariana Airlines, che la chiamano la Inshallah Airlines. Ecco, che è tutto il programma. Ecco. Benissimo. Poi c'è la CAM e poi c'è questa terza, che adesso mi sfugge, che faceva l'unico volo in Europa. Le altre neanche ci provano, arrivano a Dubai. Quindi di solito le 2 tratte sono via Dubai, adesso invece c'è la Turkish che è altrettanto comoda e si arriva attraverso Istanbul. Quindi se uno, quando si potrà fare di nuovo turismo, cosa che non sarà breve, ma ci si augura che prima o poi riaccada, quella sarà la via migliore per andare. Una volta negli anni 70 i fricchettoni che andavano verso l'India e passavano appunto per l'Iran, per l'Afghanistan, lo facevano in macchina a quei tempi. Sì, sì, la famosa Kitchen Street era la via dei fricchettoni, esatto, di Kabul. Kitchen Street. Sì, che io ricordo tanto una persona che conoscevo che aveva questa foto degli anni 70, appena, se non sbaglio, un anno prima dell'invasione dei russi, insomma, l'invasione sovietica, di lui con degli amici arrampicati su un albero, tra l'altro poi questo ricordo pazzesco con lui proprio in una fumeria doppio a Kabul, venne rapinato e quindi ritornò a casa, a Roma, in autostop, con i camionisti, e lui raccontava questo viaggio attraverso l'Europa dell'Est, arrivato in Europa dell'Est negli anni 70, che era praticamente un incubo, in paesi come la Romania, la Bulgaria, lui, insomma, era stato veramente un'avventura. Però certo che era un posto per fricchettoni, appunto, l'Afghanistan, no? Nel giro poi di pochissimo tempo è diventato... Cosa è diventato poi? È diventato delle guerre continue, perché ormai l'Afghanistan è in 40 anni che è in guerra, diverse guerre, perché è ricominciato con i russi. Poi i russi hanno abbandonato, gli afghani si vantano spesso orgogliosamente che nessuno li ha mai veramente conquistati dai tempi di Alessandro Magno. Ed è vero, perché anche questa in Afghanistan con gli Stati Uniti è stata di fatto una sconfitta che poi è durata tantissimo. E poi dopo i russi c'è stata la guerra civile, poi sono arrivati i talebani che nel giro di veramente poco tempo hanno fatto cadere il paese ancora più in basso di quanto non fosse diventato.
Calcola che il mio i fixer sono i traduttori, ma anche le persone che ci aiutano, sono i nostri collaboratori locali sul posto, che non ha ancora 40 anni, ha praticamente vissuto tutta la sua vita in guerra. Quindi non ha mai avuto un momento in cui ha pensato a se stesso in un posto di pace. Ti dico solo che la prima volta che sua moglie è rimasta incinta, quindi un momento gioioso, quando io gli ho chiesto come sta tua moglie, mi ha detto: ah, sta bene, è grossa come un carro armato. Ecco, cosa che a noi non verrebbe mai in mente di dire di una donna incinta, mentre per loro i simboli della guerra comunque sono un riferimento alla vita quotidiana. E questo fa capire molto del paese, ed è anche le cose che mi piacciono raccontare, ovvero come la vita delle persone cambia e diventa normalità in una situazione che per noi non lo sarebbe mai. Pensare che i bambini tutti i giorni vanno a scuola in Afghanistan e possono saltare su una mina, per loro diventa una triste normalità, perché succede ormai da decenni, per noi sarebbe impensabile. Qui Cameron dice: peccato che non ha potuto intervistare Shama Assoud, leone del Panjshir. Non so se tu quando sei andata la prima volta... lui muore il 9 settembre del 2001. L'11 c'è la caduta delle Torri Gemelle, la guerra scoppia più avanti e io entrerò dal Pakistan più avanti, e quindi no, non l'ho potuto incontrare. Dei signori della guerra sono figure che ancora qualcuno ce n'è ancora, e sono stati tutti riciclati all'interno del Parlamento afghano, e per molte persone non è una cosa molto piacevole da raccontare, perché alcuni sono stati, se non tutti, cruenti signori della guerra. Hanno distrutto Kabul durante la guerra civile per il potere. Ho conosciuto il signore della guerra che stava ad Herat, lui poi è diventato ministro dell'acqua all'epoca. E quello che si teme accadrà oggi con i talebani, qualora si arrivasse a un accordo intra-afghano, che tutte le figure importanti talebani in qualche modo entreranno a far parte della politica, e questo significa amnistiare quello che è stato fatto in Afghanistan. Ancora oggi ci sono almeno 2 o 3 attentati al giorno, ci sono figure di spicco che vengono uccise in continuazione, ci sono giornalisti, giudici, attiviste soprattutto del mondo delle donne che vengono uccise, e secondo me gli afghani hanno anche diritto ad avere una sorta di giustizia per quello che hanno pagato. E nel momento in cui i talebani entreranno nei giochi politici, questo non accadrà sicuramente. Tra l'altro tu ricordi anche nel libro che i talebani oggi controllano una percentuale dell'Afghanistan molto grande, addirittura superiore al 55%. Del 70... No, 55. Poi ci sono delle zone che non sono sicuramente controllate dal governo afghano, perché neanche ci arrivano. Quando c'è stato uno degli ultimi terremoti, ci sono zone che non sono state neanche coperte dai soccorsi, perché si aveva più paura dei talebani o dell'eventuale scontro con loro. E questo 55%, che forse la statistica a ribasso, è molto di più di quanto era il loro controllo del paese quando lo governavano. Quindi ecco, Adesso ne tengono sotto controllo di più. Ma questo com'è possibile? Cioè, insomma, non è che ti chiedo adesso una spiegazione in pochi minuti di un pezzo di storia del Medio Oriente e dell'Asia centrale, che è tra le più complicate credo che si possano immaginare. Però noi pensiamo, appunto, tu ricordavi 20 anni fa l'operazione degli americani, no, la guerra contro i talebani. Sono passati 20 anni, quindi si immagina che anche una nuova generazione di talebani sia stata tirata su, cioè forze nuove e anche come leader, immagino. Tutto questo col sostegno di chi? Ma i talebani hanno sempre avuto dietro il Pakistan.
si è detto anche dell'Iran, nonostante fossero sciiti e sunniti, però a volte dei legami si possono anche forgiare se c'è un nemico comune. In quel caso erano le forze armate della coalizione, gli statunitensi in particolare. Il problema dell'Afghanistan è che è sempre stato alla mercé di attori esterni ed è ancora così. Anche la pace è stato un gioco di equilibri che sono venuti prima degli esterni, perché i talebani non hanno dialogato con gli afghani o con il governo afghano. Gli accordi e l'accordo di pace che è stato firmato il febbraio scorso l'hanno fatto con gli americani. Poi hanno pensato di parlare con gli afghani, che in diplomazia è un po' strano. Di solito gli accordi si fa tra le parti all'interno dei governi, non tra le parti in causa. Comunque, oggi ancora il Pakistan sta facendo molto. Ci sono sicuramente anche altri paesi che hanno dei grossi interessi. Penso alla Cina, che ha il potere, magari non a livello di militare, ma sono quelli che si sono presi gli appalti sulle strade, sulle miniere, controllano un sacco di cose in Afghanistan. C'è tutta la zona dell'ex Unione Sovietica, che comunque ha del potere. Dall'altra parte c'è l'Iran, e dove c'è l'Iran ci sono sempre gli americani. I talebani vorrebbero che gli americani uscissero completamente dall'Afghanistan. Io non credo che gli americani usciranno mai completamente dall'Afghanistan, perché quello è un punto di controllo verso gli iraniani, che gli americani gli fa troppo gola, e dopo tutto quel sangue che hanno versato e che hanno fatto versare anche altri, sembra difficile che se ne vadano così in fretta, tanto più che hanno anche tanti in Pakistan. Una volta si parlava che ci fossero 3.000 persone legate alla CIA, quindi anche pakistani, solo in Pakistan. Quindi c'è un interesse in quella zona che è particolare, anche perché la posizione centrale dell'Afghanistan conta moltissimo. Quindi tutto questo ovviamente si gioca sulle teste degli afghani. La stessa cosa è un po' l'Iraq. L'Iraq è un altro posto che, quando gli americani si devono scontrare con l'Iran, lo fanno, magari come è successo appunto a gennaio, che hanno ucciso il generale iraniano. Non lo vanno a fare in Iran, lo fanno in Iraq, e poi si innescano tutta una serie di meccanismi dove il paese che viene in qualche modo violato, ovvero l'Iraq o l'Afghanistan, deve in qualche modo controllare gli americani, allo stesso modo controllare gli altri. È un gioco a scacchi molto delicato, dove sempre quelli comunque che subiscono è la popolazione civile. Ci sono un paio di domande un po' qui dei nostri amici. Allora, Sabrina ti chiede: come giornalista donna in un paese come l'Afghanistan, che limitazioni hai avuto e nello stesso tempo che accessi hai potuto avere? Allora, devo dire, io mi sono sempre considerata una giornalista. Il fatto di essere donna io l'ho sempre considerato una cosa in più, anche perché parliamo di paesi musulmani, quindi abbiamo la fortuna più dei maschi di avere accesso alle donne. Quindi è più facile per noi raccontare storie di donne di quanto lo sia per un collega maschio, soprattutto quando si parla di violenza, di estremismo, di situazioni difficili. Mentre parlare con gli uomini, siccome sei una giornalista, si può fare. Magari non ti guardano, non ti stringono la mano, magari guardano il tuo traduttore invece che a te, ma a me non importa niente. Non è che io devo fare amicizia, devo portare a casa un articolo. Il fatto di essere donna ha anche facilitato. Non dai nell'occhio, perché siccome le donne non sono considerate particolarmente pericolose, basta che io mi vesto, ho anche probabilmente un effetto Un foro, fisico, sì, certo. che se mi metto un velo in testa io potrei essere una del posto. Questo non dico che non mi ha aiutato poco, mi ha aiutato molto, anche perché i giornalisti sono nel mirino oggi più che mai, quindi il rischio di rapimento, il rischio di aggressione è lì. Devo dire che io ho la fortuna che sia in Iraq
che in Afghanistan, mi metto una baia in Iraq, mi metto un velo in Afghanistan e nessuno più si accorge di me. In Afghanistan, a Kabul, per esempio, neanche indosso il velo. Ormai un certo periodo credo di essere stata l'unica a Kabul, perché all'inizio, ancora nel 2002, una volta in un mercato, le donne ancora mettevano il burqa, adesso se ne vedono molti meno. Il burqa è quella copertura azzurra con una retina davanti, quindi molto... Faccio vedere una foto. Eccolo, esatto, qua. Una... Ecco. Queste... Poi ci dici pure dove sei... Quando questo era Power. Questa è il 2001, sono all'ambasciata dei talebani perché cercavo di ottenere il visto per entrare in Afghanistan, visto che non ho mai avuto, e poche settimane dopo sono comunque entrata perché è scoppiata la guerra. Però all'inizio cercavo di entrare per vie, diciamo, più legali. E quello è il burqa che si indossa in Afghanistan e lungo il confine con il Pakistan, soprattutto nel sud. Oggi, all'inizio, lo mettevano tutte perché erano obbligate dai talebani. Poi per un po' hanno continuato a metterlo perché le donne avevano paura e non essendo viste, consideravano il burqa quasi una protezione. Oggi, se uno gira per Kabul, e parliamo delle grandi città, perché se uno va nelle campagne non è cambiato molto, ma a Kabul le donne girano invece con questi bellissimi veli colorati, bellissime, c'è tutta un'altra atmosfera. Restano però comunque bersaglio del radicalismo. Io giro senza velo appunto perché un giorno in un mercato una ragazza, era il 2001, quindi subito dopo, 2002, subito dopo la caduta dei talebani, si tirò su il burqa, se lo arrotolò sopra, e mi fa, io ero senza velo o mi era caduto, non mi ricordo perché a me non sta in testa, e mi faceva così e poi mi faceva così. Da allora ho deciso di fare un po' la femminista kabuliana, conscia del fatto che in una situazione di pericolo o durante un'intervista o all'interno di una moschea ovviamente me lo metto. In Iraq invece, dove la situazione è molto più pericolosa per certi versi, io lo indosso quasi sempre il velo, non è che sto a farmi troppi problemi. In Iran invece, che è il posto tuo, lì sei obbligato, non c'hai grandi margini, non hai scelta, non li devi mettere. Senti, Francesco chiede, in base alla tua esperienza, ritieni possibile una pacificazione totale ed un ritorno alla normalità? Anche sempre Francesco chiede più avanti se, poi dopo mette un punto interrogativo, l'operazione di peacekeeping americana ormai 20 anni fa ha portato più benefici o danni al paese? Allora, secondo me non è stata un'operazione di peacekeeping, perché peace non si è proprio vista, è stato un tentativo di portare stabilità, questo si sente dire anche dai generali italiani. Alcune cose sono state fatte, alcune cose sono state fatte dopo che si è capito come farle. Per esempio, l'Afghanistan, quando è scoppiata la guerra, era un posto dove c'era l'80% di analfabetizzazione per le donne e il 60-70% per gli uomini. Cosa hanno fatto? Gli americani sono arrivati e hanno cominciato, dovevano creare un nuovo esercito afghano in un paese che era stato diviso tra guerre, etnie per tantissimi anni ed era molto difficile far capire cosa fosse una nazione perché si doveva risalire ai tempi del re quasi. L'errore che fecero era di non insegnare immediatamente a leggere e a scrivere alle persone che venivano arruolate, perché per fare il soldato tu hai bisogno della logistica, che le persone sappiano anche come dare indicazioni. Invece per i primi 2 o 3 anni insegnavano quasi solo a combattere a persone che combattevano già da almeno 20 anni. Quindi era l'ultimo dei problemi. Ci furono proprio dei grossolani errori che hanno fatto sì che si perdesse un sacco di tempo, oltre al fatto che la maggior parte di loro era tossicodipendente, perché fumano l'oppio, che poi diventerà fuori dall'Afghanistan quel mercato dell'eroina che tutti conosciamo. Però ci sono state delle cose che hanno effettivamente fatto, ed è stato quello di aiutare, per esempio, il mondo delle donne a venire fuori, a sentirsi protette. A Kabul, se si chiede alle donne, spesso e volentieri non sono così contrarie alla presenza straniera, perché hanno portato
dei diritti che prima potevano solo immaginare di avere, e non sto ancora parlando delle campagne perché lì è rimasto tutto un po' come il Medioevo. Però oggi la grossa paura delle donne è che nel momento in cui andranno via la comunità internazionale, che non è solo soldati ma anche il grosso può essere ONG, Nazioni Unite, ci sono stati tanti tentativi di mandarli via, penso agli ospedali gestiti dalle organizzazioni internazionali, la paura è che se non ci sono più gli stranieri tornerà a essere tutto come prima, perché gli afghani non sono ancora in grado di pensarsi un paese unitario, e poi non è detto, sono tutte un po' supposizioni che stiamo facendo stasera, però le indicazioni non sono poi così positive. Altre cose che sono state fatte, adesso fanno soprattutto addestramento i soldati che sono rimasti, è stato insegnato, io ho visto soprattutto gli italiani hanno anche creato la guardia di frontiera, c'erano quelli della finanza che hanno spiegato agli afghani come si faceva questo tipo di lavoro, ci sono stati medici che sono arrivati, anche medici militari che hanno lavorato e fatto, magari visto gente che magari non vedeva un medico da anni, soprattutto le donne che possono andare solo da medici donne, in realtà poi per certe cose riuscivano ad andare da medici uomini però stranieri, che sdoganava il fatto che quando qualcosa è straniero forse è più accettabile di quando invece è locale, che so che è un po' una follia ma è così. Quindi oggi non so che il rischio è che nel momento in cui vadano via tutte le truppe della coalizione, i talebani sono in grado di riprendere completamente il potere. Ora, bisogna vedere che cosa vogliono gli afghani. Sicuramente una parte della popolazione non li vuole neanche immaginare. Una parte probabilmente è un po' come dire... lo Stato esce da una regione, la mafia prende completamente il potere su tutto il resto, magari si può vivere anche tranquillamente in questo modo purché non ci sia la guerra, però qual è la qualità della vita che hai, e soprattutto per le donne qual è il prezzo che devono pagare per la pace? Significa tornare sotto i burka pur di avere pace? Però questo, sai, è stato abbastanza un colpo di scena quello di vedere l'America trattare con i talebani, no? Perché, insomma, 20 anni fa la guerra era stata fatta nel nome di cacciare il demonio, e poi alla fine, come dicevi tu, l'accordo è stato fatto con i talebani ma non con l'Afghanistan, che ricorda un po' un modus operandi proprio anche dell'America di questi ultimissimi anni. Come negli accordi di pace sul Medio Oriente si stabiliscono relazioni diplomatiche tra alcuni paesi arabi e Israele, ma i palestinesi non sono nemmeno interpellati, insomma è un bel modo, esatto, di fare la pace. Esatto, è stato l'accordo del secolo in Palestina, cioè hanno fatto l'accordo, ma uno dei protagonisti principali non è stato per niente preso in considerazione. Lo stesso è avvenuto. Ora però l'amministrazione americana è cambiata, quindi bisogna vedere cosa farà Biden, che molte cose le ha già cambiate, però il desiderio americano di riportare i soldati a casa resta altissimo. Il costo della guerra in Afghanistan è stato, ed è veramente pesante, perché tenere lì quella macchina da guerra sul posto costa in un momento in cui c'è una crisi internazionale, e forse li si vuole riportare. Bisogna cercare, secondo me stanno cercando di capire, o spero stiano cercando di capire quali siano le conseguenze di tutto questo, perché poi a volte magari tra 10 anni potrebbe invece significare un ulteriore peggioramento della situazione, quindi... Ovviamente certo, Staremo a vedere, spero che riusciremo a raccontarlo ancora. Io conto di andare presto, ovviamente dipende molto dal vaccino. Io vorrei già andare a fine marzo, che è Nauruz, che è Capodanno, come lo è in Iran, come lo è in questi paesi, quindi inizia la primavera e in Afghanistan si dice rinizia l'offensiva talebana. In realtà quest'anno non ha
mai smesso perché è andata avanti, visto che sono appunto in corso questi colloqui di pace in questo momento intra-afghani, i talebani hanno ottenuto alto il livello dell'attacco proprio come arma di dialogo, di pressione, sì, di pressione, certo, con gli afghani. E quindi non sono in realtà mai smessi. Io spero di poter tornare presto, certo, arrivasse il vaccino. Senti, ma a questo proposito, la situazione della pandemia in Afghanistan, qual è? Ma i numeri non ci sono. Io tra l'altro oggi parlavo con delle fonti ufficiali, mi diceva la situazione a Herat è catastrofica perché lì appunto c'è il confine con l'Iran, quindi molti degli afghani, perché l'Iran è pieno di profughi afghani che sono rientrati o che sono stati costretti a rientrare dall'Iran, a volte in modo anche piuttosto violento, erano contagiati, quindi molte persone nella zona ovest dell'Afghanistan, lì c'è una percentuale sicuramente più alta. L'accesso ai vaccini ancora non se ne parla, non ci sono sicuramente, la terapia intensiva negli ospedali non è in condizione di gestire, la gente muore. Tra l'altro anche morti, leggevo anche che questa pandemia ha impedito il regolare svolgimento delle vaccinazioni contro la polio. Esatto, è ritornata la polio. Lo stesso è successo anche in Pakistan, però già il Pakistan in Pakistan ha anche il problema che lì, per esempio, i talebani pakistani pensano che chi fa i vaccini siano tutti della CIA, perché c'è stato qualche caso, siccome ecco, è un modo ecco i Novax. Ecco i Novax, sì, dove hanno perché mentre lo dicevi mi ricordo che le cronache, non so se era il libro di Ahmed Rashid tanti anni fa, che raccontava dei bambini che avevano fatto il vaccino che venivano mutilati, che venivano, come dire, i talebani li sfigurava, li mutilavano in modo orribile proprio perché non volevano che venissero vaccinati. Certo che veramente nella storia dell'umanità ci sono delle cose veramente aberranti. Sì, che non hanno nessun senso, cioè nel senso, perché tu devi, qualcuno che si è vaccinato dovrebbe essere anche tuo interesse, no? Cioè nel senso che di avere una popolazione meno malata o più sana. Però effettivamente la paura in quel caso in Pakistan è che ci fossero infiltrati della CIA che andavano per casa in casa e vedevano cosa c'è. All'epoca della ricerca soprattutto di Villa, che poi verrà coinvolto un medico nel racconto, nella narrazione, che poi sarà quello che denuncia dove sta Bin Laden ad Abbottabad. Ma a parte questo, i talebani sono convinti che la CIA sia coinvolta nelle vaccinazioni e quindi spesso ammazzano quelli che vanno a farle. In Afghanistan invece per la pandemia si è smesso di far girare questi team che vanno di casa in casa e questo ha fatto sì che la poliomielite, che è una dei due paesi, uno è il Pakistan, l'altro è l'Afghanistan, sia tornata, e questa è una catastrofe dentro la catastrofe. Senti, tu hai nominato Bin Laden e la sua fine. Fammi fare il complottista a me, visto che abbiamo parlato. Io ero a Abbottabad. Ma è vero, cioè secondo te, perché quella ricostruzione che è stata fatta in modo così, come dire, cioè nel libro tu lo racconti che tu arrivi ad Abbottabad il giorno dopo, no? In tempo record, tra l'altro, cioè sì, sei fuori il cancello della villa dove è stato fatto fuori. La fattoria, sì, devo dire è stata molto brava l'ambasciatrice pakistana, perché quando c'è stato, io mi ricordo, mi arrivò la notizia verso le 6 del mattino italiana, che tra l'altro era pochi giorni prima il mio compleanno, quindi è saltato completamente il mio compleanno, però vabbè. Hai fatto andare a buca una festa sorpresa, qui nel libro lo anticipiamo. Esatto. Una cosa del libro. Tutto, dico, ma come faceva a sapere che c'era nel libro? Sì, devo dire, lei ci ha dato, eravamo io e Maria Gianniti della RAI, e siamo partite immediatamente, quindi siamo arrivati subito a Islamabad, abbiamo preso una macchina e siamo andate a Abbottabad. A Abbottabad c'erano già 400 giornalisti di tutto il mondo, c'eravamo solo noi, e abbiamo intervistato tutte le case intorno, tutti, il barbiere, chiunque abbiamo intervistato intorno. Ovviamente la narrazione che stava facendo Obama
e le cose che ci venivano dette a noi erano un pochino diverse. Sicuramente l'operazione c'è stata perché l'elicottero è caduto. Tutto quello che è cambiato, quello che secondo me non è successo e che avrebbe dovuto succedere, era che loro volevano fare questa incursione, gli americani. Entrare in un paese alleato era una violazione della sovranità del paese, certo. Ma loro lo volevano fare zitti zitti. A un certo punto, la sera prima, tutta la luce nella zona è blackout, salta. Arrivano questi due elicotteri che dovevano prendersi buoni buoni Bin Laden e poi sparire, e dopo un po' di tempo, come spesso accade, dire abbiamo preso, probabilmente l'avrebbero ucciso, abbiamo trovato sui monti dell'Hindu Kush, sulle montagne, Bin Laden, abbiamo fatto il DNA e siamo tutti a posto. Invece uno degli elicotteri cade. Nel momento in cui uno dei due elicotteri cade, la narrazione salta, perché la gente se ne è accorta. Ha preso fuoco questo elicottero nel cortile della fattoria. Quindi, insomma, hanno dovuto chiamare un elicottero, c'è stato tempo di attesa, la gente ha cominciato a uscire, a capire, a quel punto la storia non si poteva più raccontare come avrebbe dovuto essere. E poi, se tu mi chiedi, l'hanno ammazzato o no, io il cadavere non l'ho visto. Quelli della nave dove è stato, in teoria, fatto il funerale, hanno detto che loro neanche lo sapevano che ci fosse questa cosa in corso. Io credo sia morto, anche perché ormai non era più di nessun beneficio, era solo diventato simbolico, non contava più così tanto. Si sono presi quello che c'era nella casa, si sono presi le mogli, si sono presi i figli che erano lì. Devo dire, il giorno dopo, sui giornali pakistani, la notizia principale non era tanto quello che era successo, che era grande imbarazzo per il Pakistan, perché nessuno di loro pare lo sapesse, se non i servizi segreti probabilmente, che è un mondo a parte in Pakistan. Tutti si preoccupavano degli animali della fattoria di Bin Laden, quindi dove finissero le mucche, che poi sono andate all'accademia militare che è lì vicino, perché era come Abbottabad, è come Modena, aveva 4 chilometri l'accademia militare dove abitava e i conigli che fine avevano fatto, le galline che fine, questi erano gli articoli principali sui giornali. Capito. L'altro giorno leggevo invece cosa fare degli ippopotami di Pablo Escobar, quindi ogni volta che ci sono questi personaggi lasciano sempre uno zoo così. E i gattini funzionano sempre assolutamente sì, se no che storia sarebbe? Infatti Sara qui ci dice tutto molto hollywoodiano, è vero, esatto. È anche vero che quando gli americani fanno questi blitz con gli elicotteri succede sempre qualcosa, quando provano a liberare gli ostaggi nel famoso nell'80 riuscirono a scontrarsi da soli. Senti, in conclusione, intanto io voglio ricordare il libro, quando la vuoi fare sporca prima o poi qualcosa va male, effettivamente. Volevo ricordare il libro innanzitutto. Questo libro è uscito con Il Fatto Quotidiano, no? In edicola. Io per esempio l'ho trovato online, cioè, ho ritrovato sul sito del Fatto, che non l'avevo preso il giorno che era uscito. Sullo shop del Fatto Quotidiano. Quindi lo trovate, insomma, è molto molto bello anche come grafica. Costa 7,90 euro, insomma, quindi insomma è veramente, lo faccio vedere, si può fare, dai, eccolo qua, lo faccio vedere qui, è veramente molto bello, lo faccio vedere l'interno, tra l'altro alcune cose che Barbara ci ha raccontato questa sera sono anche riprese, raccontate e illustrate in modo anche spettacolare nel devo libro. Dire, Emilio è molto bravo, veramente riesce a catturare quello che racconto, e non è una cosa così scontata, perché quando lavorano insieme un conto è se il fumettista è anche lo sceneggiatore di se stesso, probabilmente è più facile perché ha bene in testa quello che deve fare. Quando sta raccontando un'altra persona che magari si è appena conosciuta, noi ci abbiamo messo più o meno 6 mesi a fare questo lavoro, però insomma devo dire che è stata per me è una bellissima esperienza, anche perché è un nuovo modo di raccontare, di fare anche giornalismo, perché... No, certo. Tra l'altro, secondo me è uno dei più efficaci. Io ricordo sempre che, secondo me, una delle cose più interessanti fatte sul Medio Oriente è Palestina di Gio Sacco, che è un mio carissimo amico, peraltro.
che è diventato un classico poi, che è bellissimo. Io lessi Palestina e gli scrissi a Giosacco, ancora non lo conoscevo, poi lui mi disse, sai, devo venire, io abitavo a Gerusalemme ancora all'epoca, abbiamo cominciato una corrispondenza lunghissima fino a che io sono tornata in Italia e lui è venuto in Italia e abbiamo trascorso una settimana in giro, perché poi lui andava in Svezia a prendere un premio e siamo diventati amici. E lui mi ha sempre detto, tra l'altro io sono in uno dei suoi libri, disegnata, perché lui a un certo punto... Quale libro? Gaza. Ma dai! Mi ha fatto uno su Gaza e a un certo punto mi incontra e fa, c'è questa giornalista matta che sta per partire per l'Afghanistan. Allora devo rivedere, o non avevo capito che eri tu, fossi tu? Sì, sono io. E io lo prendo sempre in giro perché mi ha fatto robusta. Allora ho detto, guarda, tu la pagherai, un giorno lo farò io un libro su di te. Allora, poi quando... anche quello è molto bello. Tra l'altro anche lui si disegna completamente diverso da quello che è, perché lui è magrissimo, e secco secco, invece si disegna con questo testone, tutto un po' grossetto. Tutti i suoi personaggi sono un po' così, però io mi sono offesa a morte, quindi... Poi ci prendiamo sempre in giro. Beh, però, che fine ha fatto? Cioè, che sta facendo? Devo dire, l'ultima volta che l'ho sentita, effettivamente è un bel po' che non lo sento, stava facendo una cosa sull'India. Mm. Però devo dire tanto che non lo sento. Okay. Quindi adesso. Comunque stava negli Stati Uniti. Sì. Beh, io una volta piacerebbe, tanto una delle cose che ho in testa di queste dirette qui è una appunto sui fumetti, sui reportage a fumetti, che ci sono alcuni che sono bellissimi, perché credo che poi ti dia delle possibilità, un potenziale, no? Di riprodurre, ovviamente serve chi lo sappia fare, serve un disegnatore. Lui è molto bravo perché è anche uno scrittore. Sì. Beh, ma poi ricordo Palestina, ma anche Gaza, e poi quello che se non sbaglio che si chiama Note a margine della storia, il sottotitolo, quello su Gaza. Che, se non è quello... Io ce li ho tutti qua. Sì, io pure ce l'ho, non ce l'ho qui adesso, ma alcuni sono dei libri di storia, perché anche quello su Gaza in cui si parla di quell'episodio, insomma, l'episodio, una cosa abbastanza importante, anche poco conosciuta per il grande pubblico, secondo me rimane un pezzo di storia, di giornalismo assolutamente da conoscere. Cioè, per chi è interessato alla storia del Medio Oriente, secondo me lui è molto dettagliato e preciso. Lui che controlla, va sul posto, fa tutto. Lui, secondo me, è un inviato di guerra anche lui, solo che il suo linguaggio è quello del disegno. Certo. No, Sara chiede qualche sbirciatina, dai, ma guarda, però si vedrebbe male perché non metterei a fuoco. Prendete il libro, io ce l'ho qui, ma cioè, che vi faccio vedere, che non siete che poi c'ho il green screen dietro, cioè no, posso mettere vicino. Dai, qui siete Karzai, guarda, vi faccio vedere. Ecco. Inconfondibile con la sua eleganza. No, poi si vede, io quasi tutto il libro sto sempre arrabbiata. È vero, infatti sai, una domanda che ti volevo dire, cioè, ma tu sei proprio così, perché anche il Fixer, c'è una scena in cui lo tratti malissimo, Madonna, ma sentivo. No, devo dire che mi adora, per fortuna. Ah, ecco. No, gli voglio anche, per me è un fratellino, però ci sono dei momenti, sono lenti certe volte, noi invece lavoriamo a ritmi veloci e guadagnano tanto, perché a volte prende tutto di me. Da me, quindi. Cioè, no, certo. E io qualche saluto, no, ti fanno i complimenti. Roberto, ciao Barbara, scrive, sempre affascinante ascoltarti, saluti anche da parte di Laura Defendi. Grazie. Ti volevo leggere anche Roberto, dice 12 euro con le spese di spedizione, e penso ne vale la pena. Sì, ma veramente anche perché i fumetti in genere hanno un prezzo che è dato anche dalla carta, cioè non è a colori poi, quindi insomma comunque è veramente è poco. Tra l'altro questo è una collana Donne sul fronte, che è cominciato, esatto, se non sbaglio, con un libro, con un'altra conoscenza qui, veramente speravo di avere ospite anche a breve, che Eva Giovannini, che l'ha fatto su Oriana Fallaci, e anche, esatto, quello è, anche quello è un libro interessante. Ce n'è stato anche uno molto bello su Ruanda.
Sì. No, sono come collana è molto interessante anche dal punto di vista tecnico, cioè nel senso che è grafico, il progetto editoriale è molto bello, perché poi il fumetto deve essere anche, insomma, è una cosa che si vede, quindi anche per gli occhi deve avere oltre al valore del contenuto. Gaudia dice: questa mi sembra la diretta più straziante, è difficile immaginare quello che stanno sopportando le popolazioni di questi paesi. In parte sappiamo, ma non fino in fondo. Ringraziamo Barbara Schiavulli per questo suo lavoro e per la sua testimonianza. Tra l'altro, lei è sicuramente un nome noto al giornalismo italiano. Un saluto, ringraziamo la nostra amica Gaudia. Allora, io prima di chiudere, volevo anche ricordare che in apertura c'è però anche un'intervista che tu fai a Leiluma Nasiri, che è cofondatrice e vicepresidente di una ONG, dell'Afghan Justice Organization, che è un'intervista anche molto interessante, brevemente, soltanto come anticipazione. Sì, perché quello che interessava a me era raccontare come le donne si sono evolute in questo paese negli ultimi 20 anni, raggiungendo anche posti di rilievo, cosa che prima era immaginabile, e soprattutto invece raccontare quella che è stata una costante. Le donne in Afghanistan, o spesso le donne, soprattutto nel mondo musulmano, vengono considerate come l'elemento fragile in zona di guerra, ma poi probabilmente sono fragili in alcune circostanze, ma non sono mai deboli le donne in questi posti, perché loro tirano fuori una forza, una determinazione, una anche continuità. Durante il regime dei talebani, quando le donne non potevano andare a scuola, sono state le donne a fare le scuole di nascosto nelle loro case. Quando non potevano andare fuori se non con il marito, quando riuscivano a uscire dall'Afghanistan, andare verso il Pakistan, nascondevano sotto i burqa le pellicole dove si vedevano le esecuzioni dei talebani. Se noi abbiamo saputo o è avuto qualche immagine, lo dobbiamo alle donne. In quel caso erano le donne del RAWA, che è un'organizzazione di donne afghane, che hanno sicuramente fatto la differenza anche per noi giornalisti che non potevamo entrare in quel periodo. E allo stesso modo queste donne ora parlano, chiedono, vogliono giustizia, perché sono quelle che in assoluto hanno subito di più, perché sono state costrette a fermarsi, costrette a non studiare, costrette a sottomettersi a tutto quello che volevano che gli uomini facessero. Erano considerate solo macchine per fare figli. Ora si stanno riprendendo quella fetta di società di cui il mondo oggi sa che ha bisogno che ci siano le donne, che facciano le loro cose. Alcune sono molto brave, oggi studiano, alcune vanno fino all'università. Io feci una storia, non mi ricordo se nella graphic novel, comunque una delle mie storie preferite, sulla prima palestra per donne che ha riaperto dopo la caduta dei talebani, e la ragazza che la mise su lo fece in onore della sorella che faceva karate, che era stata uccisa durante il regime dei talebani. Quindi era una palestra scrausissima, erano vestite in ciabatte, una roba che non si poteva vedere. Oggi, qualche anno fa, quella ragazza che ha aperto questa piccola palestra era diventata la vicepresidente della Commissione Olimpica Afghana. Quindi qualcuna di queste donne ce l'ha fatta. 2 anni fa, quando sono andata, c'è un'ONG, tra l'altro italiana, che ha avuto, tra virgolette, diciamo, l'appalto, si chiama Nove Onlus, per fare le patenti delle donne, perché in Afghanistan nessuna donna aveva le patenti, non perché non possano guidare, ma perché è disdicevole farlo. Quindi hanno dato le prime 150 patenti alle donne, dove gli hanno insegnato come gestire il fatto che gli uomini per strada le avrebbero dato fastidio, avrebbero sbattuto sulla macchina, e ci sono state 150 donne che hanno preso la patente, poi altre 150, e piano piano le cose cambiano. Però dietro ci deve essere anche noi che veniamo a saperlo. Il fatto che ci sia un riflettore acceso in qualche modo le protegge. Fa sì, e questo vale per tutte le zone di guerra, quando si spengono i riflettori, quando non se ne parla più, e questa è una delle nostre battaglie, le prime a soccombere in genere sono sempre le donne. Perché, poi qua possiamo aprire un'altra puntata su perché gli uomini odiano le donne, ma quando le cose si sanno è poi più difficile che cambino.
ma bisogna continuare a esserci. È come quando parliamo di dissidenti in Iran, delle donne o in Arabia Saudita, quando le luci di riflettori magari non vengono, le autorità non possono fare niente. Appena tu spegni, allora succedono i massacri. C'è una domanda, saremmo in chiusura, ma non volevo deludere Sara, che dice: Shamsia Hassani è una delle prime ragazze che è andata in giro a fare street art sui muri. Ci puoi dire di più su questi modi di comunicare? Tra l'altro, scusami se ti blocco prima di rispondere, anticipi, Sara, probabilmente, forse senza nemmeno saperlo, il tema della prossima diretta in parte, perché parleremo proprio di street art e in particolare in Iran. E con Elena Scarinci dialogheremo con Rasa Gaffari, per cui il prossimo appuntamento è dopodomani, martedì, sempre alle 21. Barbara, se vogliamo chiudere rispondendo a questa domanda. Beh, la street art, soprattutto a Kabul, se uno oggi guida attraverso la città, trova delle zone completamente tappezzate da, tra l'altro Kabul è abbastanza grigia, quindi fa solo bene che ci siano questi lavori in strada, ma è un modo comunque di marchiare, che non è una bellissima parola, però rende il senso di quello che la gente, questi giovani, perché poi l'Afghanistan è un paese molto giovane, hanno un gran bisogno di potersi esprimere, e ci sono tantissime pittrici, artiste di strada, persone, e lo fanno quando vanno a dipingere. Ci sono quelli che dipingono e poi ci sono gli altri che controllano che nessuno di loro venga aggredito. Però generalmente la gente gli piace vedere che ci sia un'espressione di creatività, e assolutamente sono favorevoli. Non lo sono ovviamente, per esempio, i talebani, come non lo sono verso le canzoni, come non lo sono verso qualsiasi espressione artistica o intellettuale, ma invece a Kabul soprattutto ci sono molti ragazzi, c'è anche una scuola d'arte abbastanza importante a Kabul, come c'è la scuola di balletto in stile e di musica. Tra l'altro il direttore dovette chiudere durante i tempi dei talebani e poi subito dopo ha riaperto, quindi si può andare lì e sentire. Tra l'altro ha insegnato coro proprio un'insegnante italiana, perché all'inizio quando ha riaperto non c'erano gli insegnanti locali, che erano tutti fuggiti magari in Pakistan o in Iran. Tra l'altro nel libro concludo con una storia che è quella di Charlie Chaplin, che Charlie Chaplin in Afghanistan è un attore che ha vissuto tanto tempo in Iran, è tornato giovanissimo in Afghanistan e ha 2 milioni di follower su YouTube. È diventato, ovviamente è sempre minacciato dai talebani, ma lui non gliene frega niente, si esibisce. Io sono andata a vedere una sua esibizione in una scuola, è bravissimo, sembra Charlie Chaplin, e i ragazzini nella scuola, dove, sai, non parlando Charlie Chaplin è comprensibile da chiunque, certo, si sganasciarono dalle risate. E vedere un paese martoriato dove ci sono questi bambini delle medie che si buttano a terra dal ridere, secondo me ti apre il cuore. Bene, allora, con la promessa, l'intenzione di rivederci, insomma, su questi schermi. Sì, per parlare di Afghanistan, ma non solo, di Medio Oriente, quando ci sarà occasione. Sì, ovviamente. Faremo l'opposto. Come, scusami? Quando faremo una diretta noi di Radio Bullets, ti inviteremo con l'Iran. Magari. E faremo l'opposto. Magari, intrecciamo le cose, collaboriamo. Ringrazia Giuliana, grazie, buonanotte, grazie a te. Allora, io ricordo in chiusura, di nuovo il libro, perché comunque è un modo per proseguire anche, insomma, approfondire quello che Barbara ci ha raccontato questa sera, e speriamo di riaverti presto qui con noi. Tutto rimane come sempre su YouTube, ci sarà il podcast tra stasera e domattina, cercherò di pubblicare come sempre tutto quanto. Ringrazio tutti gli amici, ringrazio Barbara ovviamente, la speranza che presto tu possa ritornare a viaggiare e a raccontarci le cose. Io ringrazio te per l'ospitalità tipicamente iraniana, quindi sarò tipicamente iraniana. Sarò ingrassata almeno un chilo solo in quest'ora. Queste sono dirette che ingrassano, infatti è per quello che ho messo sulla pancia, perché altrimenti sarei stato in quest'ora. Perché in Iran sono ingrassata.
Basta guardarli i piatti iraniani e si ingrassano. Lo compriamo, sì, bravi, compratelo, grazie, veramente interessante, grazie a tutti, grazie Enrico, grazie a tutti quanti. Scusate se qualche commento, qualche intervento non ho potuto riprenderlo, ma capite anche che è una questione anche di tempi. Grazie a tutti e ci vediamo martedì sera, parliamo di street art in Iran. Ciao Barbara, grazie a tutti. Buonanotte.